Buongiorno agli ascoltatori della Verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon venerdì, forse ci siamo arrivati perché questa mattina, dopo che per tutta la giornata di ieri si sono recate al Quirinale le delegazioni delle opposizioni, divise fra loro, si recherà al Colle a conferire col Presidente della Repubblica la delegazione unitaria, non sappiamo poi quanto unita politicamente, ma comunque unitaria nella sua composizione, delle forze di centrodestra. Dovrebbe parlare solo Giorgia Meloni e naturalmente un po' tutti temono che possa esserci qualche diciamo pirotecnia del CAV. Ricorderete quello che accadde nel 2018 con il celebre conteggio a favore di telecamera. Dopodiché, in giornata, realisticamente nella seconda parte della giornata, una volta che Mario Draghi sarà tornato dal vertice di Bruxelles, il Presidente della Repubblica dovrebbe riconvocare Giorgia Meloni per conferirle l'incarico che, per la terza volta nella storia della Repubblica, una Presidente incaricata accetterebbe, questo ci dicono un po' tutti in retroscena, senza riserva. Quindi non si prenderebbe del tempo, una mezza giornata, un'altra giornata per altre estenuanti e pericolose trattative sulla lista, ma andrebbe direttamente con una lista da negoziare col Presidente della Repubblica. In questo scenario, già domani o domenica ci sarebbe il giuramento del governo e all'inizio della prossima settimana il dibattito sulla fiducia in Parlamento. In termini politici, pare acquisito che da 24-36 ore la Meloni abbia smesso di trattare con i suoi alleati, ne è testimonianza il fatto che oggi il Toto Ministri è un po' più mosso e risente di inserimenti e spostamenti tutti interni a Fratelli d'Italia, con una serie di new entry, cioè è un po' come se Meloni, ah, questa è l'impressione che si ricava dai quotidiani, per un verso si sentisse più forte, per altro verso si sentisse nelle condizioni di inserire altre persone a lei vicine, insomma di blindare il suo governo con persone di sua fiducia. Sembra acquisita la presenza, qualcuno continua a dire agli esteri, qualcun altro dice alla difesa, ma insomma comunque sembra salva la posizione degli italiani che ieri ha incassato il supporto del PPE, che insomma è sembrato dire bene Tajani, non bene Berlusconi. Questo sembra il quadro. Dicevamo che però, affinché ci sia il conferimento a Meloni dell'incarico, occorre che torni Draghi da Bruxelles, perché si va concludendo un vertice europeo, francamente, a meno di colpi di scena, maturati nella notte o nella mattinata di oggi. Insomma, il linguaggio con cui ci sono bozze di documenti, si cela il non decidere, è veramente imbarazzante. Vi leggo un passaggio. Abbiamo raggiunto un'intesa per continuare a lavorare per cercare una soluzione non vincolante che su base volontaria stabilisca una solida cornice per ulteriori negoziazioni. Ora, dite voi se questa non è una presa per i fondelli, e che sia una presa per i fondelli, pare lo abbia compreso anche Mario Draghi, che nel suo ultimo vertice ha sparato a palle incatenate. Ha fatto benissimo a notarlo il direttore di Atlantico Federico Punzi, in una serie di tweet. Dicendo, ma come? Ha aspettato l'ultimo vertice per fare un intervento duro dicendo che l'inerzia europea favorisce Putin. Tra l'altro, fa notare Punzi, Draghi avrebbe, secondo le indiscrezioni, detto ai colleghi europei: ma qui si rischia una recessione. Ah, bene, benvenuto, però in Italia queste cose non le aveva dette. Anzi, ancora ricorderete 20-25 giorni fa il suo intervento al meeting di Rimini, lirico, in cui si diceva che per l'Italia, insomma, ci sarebbero state nuove stagioni di stabilità e prosperità. Va bene, vedremo anche questo. Come vedremo alla fine, è l'esaurirsi assai negativo della parabola di Liz Truss che dopo 44 giorni lascia Downing Street, dimissione. Del resto, lei stessa aveva fatto retromarcia sul suo piano fiscale, aveva dimissionato il suo ministro dell'economia, aveva accettato un nuovo ministro dell'economia che ha fatto a pezzi il suo piano economico.
non era rimasto più nulla e lei stessa è stata messa da parte, crisi drammatica per i conservatori che rischiano veramente quando ci saranno le elezioni di straperdere contro laburisti che non meritano di vincere, sono semplicemente rimasti immobili dinanzi alle convulsioni del partito conservatore. Ora si riaprirà un leadership contest, sembra favorito in questo momento l'ex ministro dell'economia di Johnson, Rishi Sunak, quello che era stato responsabile di alcuni aumenti fiscali, ma attenzione però perché dalla sua vacanza ai Caraibi torna Johnson stesso e qualcuno opina che possa esserci il gran ritorno. Ricorderete che Johnson, nei suoi discorsi di congedo, aveva prima più, diciamo, aulicamente evocato Cincinnato, che come è noto fu richiamato, poi più, diciamo, in modo più scanzonato, aveva in aula salutato con Hasta la vista, baby, e insomma qualcuno pensa che o nella forma più, diciamo, aulica o in quella più cinematografica, il ritorno si materializzi. A mio avviso ci sarebbe stato, ci sarebbe spazio per riflettere su una tragedia politica, cioè se prendi un impegno di tagliare le tasse, fai su quello un leadership contest e non ci riesci, o per tuoi errori o per circostanze esterne, a nostro avviso questa è una tragedia da spiegare, però invece si preferisce la chiave puro e semplice, diciamo, della pura e semplice ironia sul disastro politico. Ecco, forse manca un pezzo, ecco, diciamo, nel commento complessivo in ciò che accade a Londra. Però vi segnaleremo disciplinatamente, come è doveroso per una rassegna, tutti i commenti usciti questa mattina. Incamminiamoci, le aperture, la verità. Il cava ha fatto un favore a Giorgia, il pandemonio per le registrazioni rubate su Putin rende inevitabile la nascita dell'esecutivo e dà ulteriori forze a Meloni, che infatti sale ancora nei sondaggi a danno della sinistra e oggi parlerà a Mattarella con una lista dei ministri già blindata. Andiamo a vedere gli altri quotidiani, diciamo, riferibili o comunque riconducibili a un'area non ostile al centrodestra, Libero, oggi sale al Quirinale, il giorno di Giorgia, la mette addirittura su, diciamo, sulla patente di atlantismo il giornale, dopo le folli accuse e giuramento atlantico, quindi diciamo, non sono folli le dichiarazioni uscite, no, sono folli le accuse, giuramento atlantico, assicura il giornale. Il Tempo, oggi niente scherzi, al colle per la coalizione parlerà solo Meloni e è divertente Osho che mostra l'immagine di 5 anni fa, in quel caso c'era al centro Salvini, poi Meloni e Berlusconi col celebre conteggio. Stavolta Osho immagina che la Meloni dica a Salvini e se te m'aspetti fuori con lui tanto ci metto un attimo, diciamo, ad evitare rischi peggiori. Va bene, andiamo a vedere le altre aperture. Corriere della Sera, il giorno di Meloni, siamo pronti. Il Fatto Quotidiano, allora, il terrore corre a destra, B vuole parlare al Colle e che l'immagine del conteggio, diciamo, torna minacciosa. Il Messaggero, governo oggi in carico a Meloni, La Stampa, Meloni zittisce Berlusconi e Repubblica, governo, Meloni si blinda. Vedremo, vedremo. Cronache, commenti e diciamo anche i riverberi sul toto ministri. Le segnalazioni iniziali dalla verità. Allora, è Mauro Bazzucchi che vi spiega bene la sfilata di ieri delle opposizioni, peraltro diciamo differenziata non solo nelle delegazioni, ma anche nei toni, nei contenuti, negli argomenti. Maurizio Belpietro dice: guardate che qua tutta questa vicenda mostra che gli italiani, in numero un po' crescente rispetto al già lusinghiero risultato del 25 settembre, tifano per Giorgia, non per chi la ostacola. E Belpietro ragiona sull'incremento di sondaggi che Meloni ha registrato e conclude: detto tutto ciò, fa bene Meloni a ignorare le polemiche e a respingere le sollecitazioni del segretario dimissionato dagli elettori, cioè Letta. Il suo compito è tirare dritto e dare vita al governo reclamato dagli italiani. Il mandato è chiaro e di oscure ci sono solo le manovre di qualche forza politica, ma è sufficiente ignorarle. Porti la lista dei ministri a Mattarella e non se ne parli più. Poi c'è il pezzo di chi vi parla, con condanna, diciamo, indefettibile delle cose dette da Berlusconi, perché uno può contestualizzare quanto vuole, ma insomma
sono indifendibili i lazzi, le ironie su Zelensky con applauso, la ricostruzione aderente alla narrazione russa. Però, se è indifendibile questo, è impresentabile pure chi vuole dare lezioni di atlantismo e non ne ha i titoli. Ecco, la pagina 3 della Verità vi fa un'utile rassegna del pedigree di Letta su Putin, impennata negli acquisti di gas nel 13, 28 accordi firmati, pellegrinaggio a Sochi per baciare la pantofola. Il pedigree cinese di Gentiloni, Prodi, D'Alema, Grillini, eccetera. Il pedigree dei tedeschi che ancora ieri davano lezioni da tutte le parti, uno dei collaboratori di Merkel che parlava su Repubblica, eccetera. Ma insomma, sul lato SPD Schröder è un dipendente di Putin, sul lato CDU è stata la Merkel a creare quel tipo di dipendenza. Tuttora la Germania va avanti sulla transizione green, tuttora ci sono voci perfino rispetto alla Cina in questo caso di vendita di una significativa partecipazione ai cinesi del porto di Amburgo, cioè francamente non si vede, perfino diciamo, per ciò che riguarda Repubblica, insomma, legittimamente spara contro Berlusconi, Repubblica per anni ha avuto, come dire, nel suo marsupio, mese per mese, il supplemento Russia Oggi redatto. Annotava Repubblica stessa con la collaborazione di enti e testate russe, ecco, ed erano comunque gli anni di Putin, non è che fossero altri anni. Qui, diciamo, se si vuole fare un discorso di verità sulle infiltrazioni russe e cinesi in Italia, bisogna guardare da tutte le parti. La Biraghi vi racconta quello che succede in Forza Italia, lo psicodramma, la ricerca della talpa, ma chi è stato a fare il leak, e per altro verso Tajani che sponda PPE e cerca di blindarsi alla Farnesina. Tarallo sul Totoministri che coglie un punto, cioè altri esponenti di Fratelli d'Italia che potrebbero entrare. Tarallo si concentra su Lollobrigida che andrebbe verso l'agricoltura o il turismo, Ciriani che andrebbe verso lo sviluppo, innescando un domino, perché a quel punto poi Crosetto dovrebbe andare da qualche altra parte, Urso dovrebbe andare da qualche altra parte, eccetera. E poi Giraldo che vi fa un quadro assai ben fatto, a mio avviso, del Consiglio europeo. Queste alcune delle segnalazioni dalla Verità di oggi che vi raccomando di prendere insieme a Panorama se non l'avete preso ieri o l'altro ieri. Allora, ricominciamo. Ma, oggi allora va alle 10:30 la delegazione del centrodestra. Naturalmente una serie di giornali ironizzano sul rischio che Berlusconi voglia parlare pure lui. Ecco la pagina 2 del Fatto, la destra al colle, lista pronta, ma B incombe, vuole parlare. E qui c'è, diciamo, tutti hanno messo, incluso il Fatto in prima, la foto del conteggio, ma va detto, la foto più divertente è quella che mette il Fatto a pagina 2, perché nella celebre scenetta di 5 anni fa, la cosa più simpatica era quando Salvini, che aveva parlato per la delegazione, e Meloni, che aveva lealmente taciuto, se ne stavano già andando, diciamo, dalla sala stampa del Quirinale, mentre Berlusconi, con uno scatto felino, torna indietro e resta ad arringare i cronisti. Ecco, il fotogramma coglie questo momento dei due che si allontanano, ignari di quello che stava facendo il vecchio volpone che tornava indietro per il suo show. Il Fatto, però, a pagina 4 coglie anche un altro elemento. Naturalmente lo fa con i suoi toni, molto polemici nei confronti della Meloni, a Paola Zanca che scrive: 48 ore rifugiata in casa la vigilia di Giorgia, lontana dai palazzi. E già il Fatto descrive questa cosa come un elemento quasi di arrocco, di paura e di debolezza. Qua invece è in fondo un elemento di relativa forza, pur nella delicatezza della situazione, cioè lei dice: a questo punto non ho motivo di trattare, chiudo la lista e poi voi ditemi di no. Questa mi pare l'interpretazione più. Ditemi di no se siete in grado. Tutto sommato è più aderente ai fatti la rappresentazione delle cose che fa ad Alberto Signore, pagina 4 del giornale. Meloni, sono pronta e già questa sera tornerà al Quirinale coi nomi dei ministri. Giuramento domani. Insomma, abbiamo capito che il tema è chiuderla presto.
E le ragioni di questo fare presto sono ben spiegate da Stefano Folli nel suo punto. Le ragioni per chiudere presto, giunti a questo punto, sbrigarsi a comporre il governo conviene a tutti, o meglio, a quasi tutti. C'è sempre qualcuno che spera di guadagnare qualcosa in più allungando i tempi. Fino a giovedì lo speranzoso numero uno era Berlusconi. Dopo il disastro delle dichiarazioni pro Putin, ovviamente smentite o corrette quando ormai era troppo tardi, anche il fondatore di Forza Italia ha deposto le armi. Le sue pressioni per ottenere una più incisiva presenza nell'esecutivo si erano infrante già prima che fosse diffuso il diluvio di parole in libertà, così tra l'altro Folli, che più avanti aggiunge: la Premier in pectore ha non solo l'opportunità di accelerare e formare il suo governo in poche ore, al massimo un giorno dopo aver ricevuto l'incarico, ma anche l'occasione di agire in relativa autonomia nella scelta dei ministri, ovviamente rispettando le prerogative del Presidente della Repubblica, cui spetta l'ultima parola. E conclude: la scelta di Giorgia Meloni è di non estenuarsi in una trattativa infinita perché avrebbe l'effetto di indebolire il governo in partenza, compromettendo l'autorità della Premier. Preferisce mettere subito in chiaro quali sono i rapporti di forza e ragion di più per fare in fretta, così poi ognuno si assumerà le sue responsabilità. Qui il fatto dice: la Meloni si è chiusa in casa. Il giornale dice: la Meloni è pronta a chiudere quando il presidente la chiamerà. Folli spiega anche perché la Meloni a questo punto ha tutto l'interesse a non trascinare una fase di negoziati, di trattative o comunque di incognite su quello che può succedere. E il Quirinale in tutto questo ce lo racconta Marzio Breda, eccolo qua. Mattarella vuole garanzie sulla collocazione internazionale. Considerando le polemiche sorte sulle esternazioni rubate di Silvio Berlusconi, stavolta il suo e Mattarella parametro d'esame si concentra sulla politica estera e sulla fedeltà da parte dell'Italia dei trattati sottoscritti, che sono quelli con Unione Europea e NATO. C'è chi obietta che il presidente non dovrebbe occuparsi più di tanto di tali patti. Ora quel qualcuno, vedi, già Breda fa già, diciamo, l'esamino di diritto a chi facesse obiezione. Quel qualcuno non conosce l'articolo 117,1 della nostra Magna Carta, dove si dice che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali. Traducendo, significa che Mattarella, in quanto garante della Carta, ha il dovere di valutare la coerenza complessiva di un programma di governo con la nostra adesione a UE e NATO. E un esempio di quanto severamente interpreti la vigilanza lo diede quando bocciò la candidatura di Paolo Savona, eccetera, eccetera. Eh no, però qui Breda, chi va per dare esami deve stare attento perché poi rischia la figuraccia. Ah, un conto è dire, e ci mancherebbe altro, che il Presidente della Repubblica è garante massimo del rispetto della Costituzione e anche degli accordi internazionali sottoscritti. Quindi se arriva uno che volesse esplicitamente violare degli accordi, il presidente farebbe bene ad alzare la paletta come un vigile urbano. Altro conto è, diciamo, usare questo apparato normativo per sbarrare la strada perfino a chi, nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi, della volontà popolare, si proponesse un'azione politica per modificare quei trattati. E che facciamo? Allora diventa una specie di foresta pietrificata, di cimitero che non può essere, di cosa sacra che non può essere toccata. No. L'interpretazione di, come sempre, lo zelo è sconsigliabile. Vedremo che poi ci sono anche gli zelanti nel campo meloniano, poi ci arriveremo. È un grande classico quello poi dei, in questa rassegna abbiamo, ci mancherebbe, convintamente difeso le prerogative di Giorgia Meloni in tutti questi giorni. Forse possiamo con amicizia metterla in guardia da quelli che si riposizionano con troppo zelo, e ci arriveremo tra poco con due grandi film. Ma prima il totoministri. Allora, il dato di oggi è una Meloni che tratta meno e potrebbe inserire più suoi o fare, diciamo, degli spostamenti in autonomia. Secondo Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, alla difesa andrebbe Crosetto e allo sviluppo andrebbe Urso. Quindi ci sarebbe uno switch, un incrocio tra i due rispetto a tutto ciò che si era letto in questi giorni.
Secondo il fatto quotidiano, cioè vi risparmiamo la lettura di queste cose, vi segnalo chirurgicamente le caratteristiche. Secondo il fatto quotidiano, la novità sarebbe Gennaro San Giuliano alla cultura. Secondo il giornale, la novità sarebbe in uno dei dicasteri tecnici, quello dell'innovazione, quello diciamo di Colao nella gestione precedente, che andrebbe a un esponente di Fratelli d'Italia che si chiama Alessio Butti, che è il responsabile telecomunicazioni di quel partito. Secondo Repubblica, ci sono due cose da segnalare. Allora, anche per Repubblica, come per il Corriere, Repubblica valorizza anche di più la cosa, con un pezzo di Ciriaco e Lauria che presenta la questione come uno schiaffo agli alleati, Giorgia scompare, per chiudere la lista, Crosetto alla difesa. Anche qui Crosetto andrebbe alla difesa. Lollobrigida tra turismo e agricoltura. Ma l'altro pezzo forte di Repubblica è, pezzo di Ciriaco e Foschini, la Meloni terrebbe per sé la delega ai servizi e confermerebbe poi tutti i vari funzionari dell'intelligence, questa diciamo il toto ministri di oggi. Allora, per la serie posizionamenti, riposizionamenti, zelo, nuovi consiglieri, nuovi spin doctor, advisor che si propongono, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che ricorderete, diciamo, grande legittimatore dei grillini per anni, poi naturalmente dice che sono tutti ignoranti, gli facevano schifo, però insomma noi ricordiamo gli editoriali del professor Galli della Loggia. Adesso diciamo siamo a Meloni e la svolta necessaria. E vediamo il passaggio più significativo. Per la prima volta, a differenza di quanto è sempre accaduto con Berlusconi, la destra ha una guida inattaccabile sul piano personale e con un partito vero e compatto alle spalle, una guida che si è già mostrata politicamente lucida, aggressiva, spregiudicata e il necessario, a cui non interessa, come lei stessa ha detto, il governo per il governo, la quale minaccia così di accrescere ulteriormente il suo consenso nel paese, quindi non solo di diventare egemone nei confronti degli altri due partner di maggioranza, ma in una prospettiva non lontana anche di assorbirne gran parte dell'elettorato. Ciò che vorrebbe dire, come si capisce, l'apertura di una fase interamente nuova nella nostra vita politica. Nelle condizioni che si presentano oggi è assai probabile, insomma, che il governo nascitore e la sua leadership, quanto più dovessero avere qualche successo, vadano incontro da parte dei partiti minori della maggioranza a tutta una serie di contrattempi, autolà, obiezioni, parole inopportune, piccoli o grandi di sabotaggi, per difendersi dei quali Meloni avrà bisogno dell'assoluto aiuto del Presidente della Repubblica. Un aiuto possibile in molti modi, ma mi azzardo a evocarne uno in particolare: la ragionevole certezza che nel caso in cui qualcuno degli inciampi di qui sopra, da parte della sua stessa maggioranza, provocassero una crisi, si andrebbe rapidamente allo scioglimento delle Camere e a nuove elezioni. Così, Galli della Loggia, che voi ve la immaginate, cioè Mattarella che nella sala parto del Quirinale ha organizzato, diciamo, tutta una serie di parti, il Conte 2, il Draghi 1, eccetera, e se casca Meloni, ah sì, tranquilla, ti sciolgo subito le camere. Così, Galli della Loggia. Mentre, diciamo, ritrova lo slancio dei giorni finiani, quando sembrava, diciamo, tra i consiglieri di quella operazione politica il professor Campi sul Messaggero, che è anche la scorsa settimana un po' forzato su Berlusconi, che, diciamo, questa settimana ha avuto torto marcio, è inutile girarci intorno, però, diciamo, ecco, lo zelo di chi ha vecchie partite, vecchi conti da regolare, secondo noi non aiuta la Meloni. Sentite voi i toni di Campi, lo spettacolo al quale abbiamo assistito, immaginando e sperando che i colpi di scena siano finiti, è stato al limite dello psicodrammatico. E come sempre, quando si è dalle parti del centrodestra, il produttore, sceneggiatore, regista, attore, truccatore, distributore, proiezionista è stato lui e lui soltanto, Silvio Berlusconi, e ancora. Si sono date molte diverse interpretazioni: l'età che avanza e fa perdere lucidità, l'orgoglio ferito da alleati rivelatisi ingenerosi, i consigli dati da propri cattivi consiglieri, il fatto di non essere più, perché
perché così hanno voluto gli elettori, non il destino cinico e baro, il Dominus del centrodestra. Il desiderio prepotente di essere sempre e comunque al centro della scena, volere fare la sposa al matrimonio e il morto al funerale, la consapevolezza amara di star vivendo il finale della sua esaltante avventura politica, il dover prendere ordini niente meno da una signora il cui uomo è un nostro dipendente, familismo, paternalismo, maschilismo, aziendalismo e politica in lui si sono sempre confusi. Vabbè, insomma, troppo zelo, non c'è niente da fare. Oh, non scherzano con lo zelo, naturalmente, però quelli in Forza Italia che ora, travestiti da ispettore Clouseau, vanno in cerca del colpevole. Ma chi è stato a fare il leak? Allora, si dedica alle indagini, non l'ispettore Derrick, ma Tommaso L'Abbate sul Corriere della Sera, ma sembra fare un passo più di lui Emanuele Lauria su Repubblica, che addirittura dà un identikit. Noi non l'abbiamo riconosciuto, ma si parlerebbe di un ex deputato cresciuto in Mediolanum e già affidato consigliere di Berlusconi. Nessuno può provarlo, il venticello della calunnia si è già trasformato in correnti poderose, eccetera, eccetera. Però, insomma, la cosa c'è poco da. Comunque sia uscito quell'audio, non è che qualcuno gli applausi ce l'ha messi o la narrazione cremliniana la. A proposito, poi nella stessa pagina di Repubblica in cui c'è Lauria c'è un'intervista fiammeggiante, molto divertente, firmata da Concetto Vecchio a Paolo Guzzanti che spara palle incatenate contro Berlusconi, rivendica il suo libro Guzzanti contro Berlusconi del 2009, in cui Guzzanti spiega la sua rottura con Berlusconi dopo i fatti. Però ci domandiamo se sia lo stesso Guzzanti che vediamo tutte le sere al TG4. Fare l'interpretazione della giornata pro Berlusconi. Allora, diciamo, qui le cose sono un po' legittimo tutto, però la sera viva Berlusconi su TG4, la mattina Berlusconi porco su Repubblica. Diciamo, la sintesi è nostra, mancherebbe altro, però insomma, ci sono questi personaggi. Diciamo, Berlusconi non ha dato buona prova di sé questa settimana, neanche sembrano dare gran prova di sé alcuni, diciamo, dei suoi avversari di questo periodo. Che altro segnalare prima di chiudere? Allora, c'è un'intervista di Federico Fubini al ministro dell'economia uscente Daniele Franco e voi direte, ma naturalmente Federico Fubini gli chiede, ma quanti soldi lascia il MEF nei cassetti? No, non glielo chiede. Vi chiedete, ma naturalmente gli chiederà, ma perché mandate 13 milioni di cartelle esattoriali in questo momento? No, non glielo chiede. Dice, ma perché avete fatto così tardi a intervenire rispetto all'emergenza bollette? Anzi, siete intervenuti in minima. No, non glielo chiede. Quindi invece è tutto un pride delle cose fatte da Franco, che poi bacio della morte elogia Giancarlo Giorgetti. Lo conosco da parecchi anni, credo sarebbe adattissimo. È stato presidente della Commissione Bilancio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ministro dello Sviluppo. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi 20 mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, eccetera, eccetera. Con questo endorsement, diciamo, definitivamente Giorgetti si vedrà, diciamo, appiccicato addosso il distintivo, diciamo, più del tecnico o semi che altro. Scherziamo. In bocca al lupo anche a lui. Su Londra vi abbiamo detto allora Caterina Belloni sulla Verità, Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, tre pezzi sul giornale, la Orsini, la Cesare e Toni Damascelli, Franceschini e Guerrera su Repubblica. Vi dicevamo, diciamo, tutti legittimamente e motivatamente critici sul chiudersi della parabola della Truss, nessun pezzo che spieghi il pezzo, la parte che mancava, cioè fatto che l'idea di tagliare le tasse non fosse sbagliata, è stata sbagliata la comunicazione, la realizzazione. Su questo vi raccomandiamo su Atlantico un bel pezzo di Matteo Bellini. Ecco, prendetelo come integrazione e in qualche misura anche come antidoto di quello che c'è sui giornali. Allora, facciamo presto perché poi, per chi ci segue di mattina presto, alle 8 oggi c'è Transatlantico. Sentiremo un parlamentare di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, che è stato nella precedente legislatura in Commissione Finanza. Allora, sai cosa c'è? Le domande che Fubini non ha fatto a Franco gliele faremo noi. Naturalmente Osnato non ha colpa, è stato un combattivo parlamentare di opposizione nella precedente legislatura, anzi,
E quindi gliele gireremo come interrogativi che ora gravano sul nuovo governo e la nuova maggioranza. Tanto buona giornata a tutti.